Perché aumenta anche la benzina? Ma la benzina aumenta per tanti fattori, non ultimo quello del prezzo del petrolio alla fonte, però non è solo quello, c'è una filiera, noi abbiamo che per esempio, le imposte IVA più accise sommano circa il 60% del prezzo finale, per cui vuol dire che il prodotto industriale grava per meno del 40%. Lo Stato dovrebbe rinunciare a un po' di accise, dovrebbe rinunciare comunque a un po' di imposte, già lì si potrebbe contenere il prezzo. Una rete di distribuzione migliorata potrebbe rendere un po' più ai gestori e far abbassare di qualche centesimo la benzina. La filiera dall'estrazione alla raffinazione alla distribuzione è una filiera complessa, ma pensiamo una cosa, una nave che trasporta petrolio in mezzo all'Atlantico, uno può pensare che se vedesse con una serie di puntini il tragitto percorso, che il capitano della nave fosse ubriaco. Non è così. C'è un andarivieni tra la sponda occidentale e la sponda opposta in base ai prezzi. Se l'America in quel momento ha bisogno di materia prima, è disposto a pagarlo qualche centesimo in più, e questa nave, da quando parte, quando arriva, viene mediamente venduta, il prodotto, non la nave, 80 volte. Vuol dire che ci saranno 80 cambi di rotta e alla fine si attracca dove il prezzo industriale in quel momento è più appetibile. Questa è forse una delle componenti ancora maggiori.